Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Era da tempo che volevo fare questo video, forse alcuni di voi avranno capito che avrei fatto qualche video diverso dal solito, siccome l'avevo accennato nello scorso video, se non erro. Comunque sia, come notate dal titolo, oggi vorrei mostrarvi qualche carta di side che potreste giocare, appunto, di side, scusate la ripetizione, non solo dei mazzi che si stanno affermando in quest'ultimo momento, come ad esempio Cosmo, Mage Specter e Psyframe, almeno mi sono dedicato particolarmente a questi tre, ma diciamo che vorrei dedicarmi anche in piccolissima parte, non perderò molto tempo perché bene o male diciamo conosciamo tutte le carte che vanno giocate contro, anche mazzi appartenenti diciamo allo scorso meta e che sono sopravvissuti all'ultima banned list, diciamo così. Faccio un'altra premessa, un'altra piccola precisazione. Se vedete ad esempio che non gioco Vanity's Fiend o Iron Wall nelle carte di side dei mazzi, contro i mazzi del vecchio meta per contrastare Infernoid, non vuol dire assolutamente che non bisogna giocarli, assolutamente no, semplicemente ho voluto inserirli in Cosmo, cioè nella side contro Cosmo, perché è il mazzo che, diciamo che è il mazzo che probabilmente preoccupa più players, semplicemente per questo. Non so se mi sono fatto capire, mi auguro di sì, e quindi non fraintendete, mi raccomando. Partendo dai mazzi del vecchio meta, diciamo così, sopravvissuti, abbiamo Didicrow e questo tizio degli alleati della giustizia da poter giocare contro Satellar, che in pratica sono una specie di rilascio delle anime sotto forma di mostro. Poi abbiamo Maxi, che diciamo è una carta fortissima contro BA, contro Tellar, ma è anche una carta molto molto forte contro Mermail, che diciamo dell'anno prossimo godrà di un ottimo supporto, un grandissimo supporto che darà una bella spinta al mazzo. Poi abbiamo Flying Sea per impedire che vengano fatti Xyz, spaccatura dimensionale contro BA, Necro Valley, che è una carta che è stata forte contro Necroz e dall'altra parte è forte anche contro Infernoid in un certo senso. Poi ho voluto inserire Night Beam semplicemente per Mermail. Seguendo abbiamo Macrocosmo, Soul Drain, Specchio in Prigione Ombra, povero BA, Trio Giama, Rivalità dei Signori di Guerra e poi questa qui, non mi ricordo il nome in italiano, che secondo me potrà dire ancora la sua, vabbè, tutte queste carte diranno ancora la sua, ma questa carta potrà dire la sua anche contro mazzi spam 4, ad esempio. Partiamo quindi ora con la parte più interessante del video, probabilmente, ossia la side contro Cosmo. Allora, direi subito di partire col Cyber Dragon e col Cyber Dragon Core. Allora, perché giocare queste due carte? Queste due carte andranno, diciamo, a togliere di mezzo le due navicelle Cosmo, le due grandi navicelle Cosmo, grazie all'intervento del Chimeratech Fortress Dragon. In che maniera? Vi ricordo che le navicelle Cosmo, quelle grosse, queste qui belle 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 grosse, sono intarchettabili, quindi un grandissimo problema per tutti i players. Inoltre, se vengono distrutti in battaglia dall'effetto di una carta, si andranno a risolvere nel cimitero e diciamo che è molto fastidioso. Invece con Cyber Dragon o Cyber Dragon Core li andremo a mandare al cimitero, il che è molto 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 diverso, e caleremo il nostro caro Chimeratech Fortress Dragon per diciamo liberare la piazza da questi da quei due bestioni. Piccola differenza fra queste due carte è che Cyber Dragon è a rischio bottomless, mentre Cyber Dragon Core no, tuttavia può andarci a sprecare una normal e inoltre soffre di Breakfrog Skill, diciamo così. Proseguendo abbiamo Vanity's Fiend e Majesty's Fiend che vabbè, hanno un effetto molto semplice ma molto 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 forte e sono utili diciamo contro gran parte dei mazzi. Sono forti contro Psyframe, sono forti contro Mage Specter, sono forti contro Infernoid, sono forti contro Satellite, insomma sono forti contro gran parte dei mazzi. Per i mostri poi infine contro Cosmo ho inserito Lancea, ma sinceramente io preferisco Imperial Iron Wall, in quanto l'effetto di questa carta, di quest'ultima carta, è continuo rispetto a quello di Lancea. Inoltre insieme a Vanity's Fiend e o Majesty's Fiend vi consiglierei di giocare la Stoneforge dei Monarca, che vi ricordo e voglio ricordarlo soprattutto a quelli che giocano su Dueling Network, perché mi hanno rotto le palle questa carta ogni volta che l'attivavo. Non targhetta, è una carta che non targhetta, quindi diciamo possiamo andare a tributare tranquillamente
e due navicelle Cosmo, o insomma quello che ci capita. Seguendo abbiamo anche System Down, che è una carta che può piacere e non può piacere, perché diciamo fa piazza pulita dei mostri macchina, quindi delle due navicelle o delle altre anche, vabbè, a seconda della situazione, fa piazza pulita dei mostri macchina, diciamo così. Però è anche vero che questi, una volta rimossi, possono essere recuperati di Cosmo Town, però è una carta che può servire anche per chiudere magari il Cosmo Duck Destroyer o il Forerunner, come cacchio si chiama. Possono darvi fastidio, utilizzate questa e chiudete la partita. Continuando abbiamo anche Chaos Trap Hole, che assolutamente non è forte solo contro Cosmo, ma anche contro Tellar e via, per farvi un esempio. Iron Wall mi sono già espresso. E poi questa è una carta veramente veramente molto forte contro tutti i mazzi, diciamo, di tipo luce. Possiamo considerarne una skill drain contro i mostri di tipo luce. Grazie a questa, i mostri, gli effetti dei mostri di tipo luce sul terreno, di attributo luce, scusate, sul terreno e nel cimitero, non potranno essere attivati. Quindi fate attenzione. Vi ricordo che è vero che l'effetto della Farm Girl non si attiverà, come ad esempio quello infliggo danno e addo, quello non si attiverà. Però, diamo ad esempio Forerunner, vi ricordo che l'effetto di essere intargettabile non è un effetto che si attiva, bensì è un effetto continuo, il che è molto differente. Per concludere, diciamo, con la side Cosmo, diciamo così, c'è la Storm e Mirror Force, che più che giocarla di side, forse magari vi consiglierei di giocarla di main e sostituirla alla Mirror Force normale. Poi abbiamo Cavalleria, che è una controtrappola, quindi una spell speed 3, che si può attivare soltanto nella battle phase quando l'effetto di un mostro dell'avversario si attiva. Neghiamo l'attivazione dell'effetto e distruggiamo quella carta. E poi vabbè, Vanity l'ho voluto inserire, ma è una carta forte contro quasi tutto. Contro Mage Specter principalmente ho inserito invece carte che per esempio impediscono di aggiungere principalmente. Partendo abbiamo Rayo, niente da dire. Droll e Lockbird, che è una carta che, se non erro, nel 2013, quando c'erano Dragon Rider e Spellbook, era salita tipo a 15 euro l'una. Non vorrei dirvi la cazzata, ma stava minimo minimo, mi ricordo che era 10, ma proprio minimo. Ma il prezzo medio più o meno era 15 euro. Poi per i mostri invece gioco, ho inserito anche il Fog King, che sarà una carta che si giocherà principalmente con l'avvento di Monarch, diciamo così. Non fraintendete l'effetto, non dice che le carte non possono essere evocate per tributo, bensì le carte non possono essere per niente tributate, e diciamo che un'alternativa a questa carta è ovviamente la maschera della restrizione. Proseguendo abbiamo Venti Velenosi, che mi sembra si chiami così in italiano, vabbè, che impedisce, cioè non permette di evocare i mostri vento specialmente, e inoltre i mostri vento scoperti perdono 500 d'attacco. Poi io ho inserito anche Deck Lockdown, blocca deck, che è una specie di mistake che non dura, non è continuo, diciamo così, non dura per sempre. Poi Shredder Ride per pescare. Poi ovviamente, diciamo, le carte forse più giocate ultimamente, Mistaken Arrest e Mistake, Minecrash, Anti-Spell Fragrance. Poi in gioco, non gioco, ho inserito anche questa carta, che in cosa consiste? Praticamente quando una carta magia viene attivata, possiamo scartare una carta magia, neghiamo l'attivazione di quella carta, la distruggiamo e l'avversario per il resto del duello, non fino alla fine del turno, ma per il resto del duello, non può attivare quella carta magia con quel nome. Questa ci siamo già espressi. Poi questa non solo è una carta forte contro Mage Specter, ma secondo me è una carta forte contro Satellar, Bia e spam di qualche livello, ecco. Poi vabbè, Fairy Wind e Catastrofe Perfida, diciamo come specie di tifone. Vi consiglierei anche di giocare appunto il tifone stesso. Poi uscirà quella nuova, quel nuovo tifone che scarto uno, spacco due, fino a due, è veramente devastante. E infine, contro Mage Specter, e penso esclusivamente contro Mage Specter, le due carte DNA, chiamiamole così. Allora, non mi ricordo se già ve l'ho detto, ma per attivare le magie e le trappole Mage Specter bisogna tributare specificamente un mostro vento, di attributo vento, tipo incantatore. Quindi con questa,
potremo andare a modificare il tipo, mettiamo che ne so, bestia, e quindi non potrà attivarla. Mentre con questa andremo a modificare direttamente l'attributo, che ne so, mettetelo acqua, fuoco, basta che non rimane vento. Infine, contro Psyfre vi consiglierei carte che impediscano di evocare specialmente e che impediscano di attivare effetti dalla mano, come vedete. Ovviamente vi consiglierei di giocare Majesty's Fiend e Vanity's Fiend. E proseguendo abbiamo questo alleato della giustizia, Quarantine, che è un Vanity's Fiend contro i mostri di tipo luce, e tutti gli Psyframe sono di tipo luce. Poi vabbè, Pachycefalo ha l'effetto molto simile a questo. Tifone controlla terreno, poi c'era anche la trappolina, ma mi sembra avesse anche qualche altro effetto che si risolveva nel cimitero, non ricordo con precisione, scusate ma ho mal di testa. Poi Caster Colosseum, e poi queste carte che impediscono di attivare effetti dalla mano e che sono forti anche contro Vermeil, quali Debunk. Poi io ho provato a giocarmi questa in BI, devo dire che è abbastanza carina, e poi secondo me questa carta si rigiocherà Mind Drain. Vi auguro che il video vi sia servito, vi ringrazio tutti 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 per il supporto che mi state dando, davvero sono veramente felice. Per fare questo video mi sono sforzato tantissimo, in quanto non mi sento molto bene per via forse dei decimi di febbre, non lo so, mannaggia la miseria. Prossimi video vedremo cosa fare, se una deck profile o di nuovo qualcosa di diverso, poi vedremo. Opening le faremo dall'anno prossimo, che diciamo potrò sculare forse dei pack, almeno avrò la soddisfazione di trovare almeno una super LOL. E verso i 2000 iscritti, quando saremo diciamo tutti un po' più attivi, forse farò qualche FAQ time per entrare in contatto con voi, anche se volete farmi qualche domanda qui sotto nei commenti. Inoltre, se volete qualche suggerimento oltre al commento magari, potete anche contattarmi sulla pagina Facebook come fanno già alcuni, che trovate qui sotto in descrizione, il link è qui sotto in descrizione. E niente ragazzi, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Magari se ho scordato qualche carta di side o non ho detto qualche carta, scrivetemela qui sotto nei commenti. E niente, arrivederci e al prossimo video.